fratello Tommy e ha 9 anni. E questa è mia sorella Annika e ha appena 8 anni. Tommy? Annika! Su, svelti, altrimenti farete tardi a scuola. Questa è nostra madre. La, 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 la. E quello che sentite è nostro padre. Quante volte vi ho detto che non dovete scivolare sulla ringhiera, è pericoloso. Ma ormai siamo grandi, papà. E poi è da tanto che non lo facciamo più. Ah, e dovrei credervi? Meglio di no. Su, ragazzi, svelti. Andate, via. Ciao. La cartella. Già. Ciao, mamma. Ciao, cara. Arrivederci, ragazzi. Su, via, lascia stare. Ecco, quella è la nostra casa. E un po' più in là, a soli pochi passi, c'è Villa Colle. Nostro padre dice che quella villa l'ha comprata un capitano, che però non ci abita mai. È un vero peccato, perché è una casa così bella. C'è un grande giardino abbandonato dove si potrebbe giocare. Che bello se qualcuno ci venisse ad abitare. Eh sì, almeno ci sarebbero dei bambini. E così potremmo giocarci insieme, vero? Già, sarebbe proprio bello, peccato. Tutte le mattine io e Tommy dobbiamo metterci a correre, altrimenti facciamo tardi a scuola. C'è ancora molta strada. Prima viene il negozio del vecchio Johnson, il ciabattino. Dopo viene la pasticceria della signora Lindstrom, dove ci sono le cose più buone. Noi ci fermiamo sempre un po' a dare un'occhiata alle vetrine. E ci viene sempre l'acquolina in bocca. La nostra scuola è all'altro capo della città. E il tempo che noi perdiamo stando davanti al negozio di dolciumi, dobbiamo riacquistarlo correndo. Per fortuna la nostra città non è grande come Stoccolma, altrimenti arriveremmo sempre alla fine delle lezioni. Certo che un negozio di dolciumi sulla strada per la scuola è una vera cattiveria. E passarci davanti ogni mattina e non fermarsi è molto difficile. Nella nostra piccola città ci sono soltanto 2 poliziotti. Quello che siede al volante si chiama Kling e quello che gli sta accanto si chiama Klang. La nostra maestra dice che tutti e 2 bastano a mantenere l'ordine e la sicurezza nella nostra piccola città. Perché ci sono soltanto 2 vagabondi e si chiamano Carlson e Bloom. Sono proprio simpatici quei 2 poliziotti, eh? Certo, fin quando se ne vanno in giro così per noi è sempre facile fuggire. Nella nostra piccola città abita anche zia Prusselius. È quasi come una maestra, però non di scuola. Lei si incarica soltanto di far giocare i bambini. Sì, e mette anche il naso nelle faccende che non la riguardano. Su, cantiamo tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme. Su, cantiamo tutti insieme, tra la 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 la. Avanti, bambini, perché non cantate con me? È molto facile. Forza! Su, balliamo tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme. Su, cantiamo tutti insieme, tra la 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 la. Ecco la campanella. Meno male che anche oggi siamo arrivati in tempo. Noi possiamo correre come lepri, ormai ci siamo abituati. Questa mattina, mentre noi eravamo a scuola, è successa una cosa un po' strana.
Lei dice una ragazzina con una scimmia e un cavallo? Sì, capitano, abita tutta sola a Villa Villa Colle. L'ho vista io, mi creda. Ah, ha fatto bene a dircelo. La manderemo via subito. Lei capisce, una ragazzina così non può vivere tutta sola a Villa Villa Colle. Hai sentito, Tommy, in quella villa abbandonata è andata ad abitarci una bambina. Sono proprio curioso di vederla. Guarda! Cos'è quello? Andiamo, Tommy, ho un po' di paura. Ma va! Visto che qualcuno è venuto ad abitare qui, sono proprio curioso di sapere di chi si tratta. E poi non c'è alcun motivo di aver paura. Annika, vieni a vedere, qui dentro c'è un animale spaventoso. Tommy, ma è solo una piccola scimmia e per di più anche molto simpatica. Se c'è la scimmia, allora dovrà esserci anche il padrone, no? Già, infatti hai sentito cosa ha detto zia Prusselius? Che qui ci abita una bambina tutta sola. Ehi, guarda! C'è anche un cavallo sulla veranda. Vogliamo entrare, Tommy? Adesso anch'io sono un po' curiosa. Credevo che questa casa fosse ridotta peggio. A te non sembra un po' strana? Ma va, che cosa ci trovi di strano? Messo ad asciugare la biancheria. Solo vederti. Io mi chiamo Pippi e voi due chi siete? Io mi chiamo Tommy. E io Annika. Dimmi un po', Pippi, perché dormi con i piedi sul cuscino? Te lo spiego subito. In Egitto tutta la gente dorme con i piedi sul cuscino e con la testa tra i piedi e dormono così profondamente che al mattino hanno bisogno del cannone per svegliarsi. E tu come fai a saperlo? Vuoi dire forse che sei stata in Egitto? Naturalmente, io sono stata in ogni parte del mondo. Dici davvero? Smettila, stai dicendo delle bugie. Sì, è vero, ho mentito. È terribile, ma è più forte di me. Non si devono dire le bugie, non lo sai? Eh sì, lo so che non è bello dire le bugie. Però ascolta bene, in Egitto la gente dice bugie dalla mattina alla sera. Cominciano di buon mattino a raccontarle, lo sapevi? Fino a quando non si fa notte e anche mentre dormono. E adesso che cosa mi dici? Ti dico che anche questa è una bugia. Senti, Pippi, a cosa ti serve una scimmia? Come si chiama? Si chiama signor Nilsson. E il cavallo?
Lui non ha un nome ben preciso, io lo chiamo semplicemente Zietto. È così meraviglioso qui da Pippi. Nella villa Villa Colle si può fare tutto ciò che a casa è proibito. In ogni stanza c'è sempre qualcosa di nuovo. E questo è quello che noi abbiamo sempre desiderato. Fate attenzione, il primo che tocca per terra ha perso, d'accordo? Bruxellius ha detto ai poliziotti che Pippi abita tutta sola a Villa Villa Colle. Ma non è vero, la scimmia e il cavallo vivono insieme a lei. Pippi, tu hai la mamma e il papà? Certo che li ho. Solo che adesso non sono qui. Ma allora chi ti dice di andare a letto la sera? Nessuno. Io comincio con molta gentilezza a dirmi: Pippi, va a dormire. E se non mi do retta, mi dico con molta autorità: Pippi, va subito a letto. E allora sì che obbedisco. Prendo il pigiama e vado a letto. Avanti, entrate, entrate, nobile cavaliere. Ma, miei cari bambini, cosa significa tutto questo?